La campanella per la ripresa dell'anno scolastico in Sicilia non suona solo per studentesse e studenti chiamati al ritorno in classe, ma riserva il suo tono più acuto e allarmante agli adulti e alla politica per le debolezze di un sistema scolastico che di fronte alle enormi sfide della crisi in atto non è in condizioni adeguate per contribuire efficacemente ad invertire il ciclo negativo di povertà materiale ed educativa. Lo dice Save the Children. L'impoverimento materiale di bambini, bambine e adolescenti in crescita, nonostante gli sforzi compensativi attuati per proteggere categorie e famiglie più esposte, non è che la cornice di un quadro ancora più preoccupante, se possibile, per il loro futuro. L'impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e DAD, soprattutto tra i minori, già in svantaggio socio-economico. Il 9,7% degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si trova in condizioni di dispersione implicita, cioè senza le competenze minime necessarie secondo gli standard INVALSI per entrare nel mondo del lavoro o dell'università, mentre il 12,7% dei minori non arriva neanche al diploma delle superiori perché abbandona precocemente gli studi e in Sicilia si raggiunge la percentuale negativa del 21,2%. Queste sono alcune delle evidenze emerse nel nuovo rapporto Alla ricerca del tempo perduto, un'analisi delle diseguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana lanciato da Save the Children. Se guardiamo alle competenze nelle singole materie, in Sicilia più del 60% degli studenti non raggiungono il livello base delle competenze in italiano, mentre quelle in matematica sono disattese dal 70% degli studenti. Anche prendendo in esame la percentuale dei NEET, in Sicilia ci sono 3 giovani NEET ogni 2 giovani occupati.